Cosa si è scoperto in questa occasione? Che hanno fatto una modifica dei regolamenti parlamentari che non rispettano l'articolo 138 della Costituzione. Perché da noi le riforme costituzionali richiedevano quattro passaggi su un testo conforme che non fosse poi gli ultimi due votati a maggioranza assoluta. Bene, hanno equiparato espressamente le leggi di riforma costituzionale, le hanno equiparate alle leggi ordinarie, per cui all'approvazione finale arrivano i testi che sono stati approvati senza la maggioranza assoluta, ma che siccome non si possono fare modifiche, a questo punto restano quelli che condizionano. Allora, questa questione però ne pongo anche un'altra: siccome i regolamenti parlamentari non sono leggi, sono sottratti al controllo della Corte Costituzionale. E non solo, se si vuole, precedenti ce ne sono altri, e anche qui non riesco a capire come mai, pur avendo segnalato, che c'è stato un precedente importante nel 1993 di un passaggio dove il Senato introdusse due emendamenti a una legge di revisione costituzionale, cioè fregandosene del regolamento. La cosa tornò poi alla Camera, che dei due emendamenti ne tenne soltanto uno e ritornò poi al Senato, che l'approvò in maniera definitiva. Perciò la smentita di quello che hanno detto il Ceccanti e il Renzi, che ormai la riforma costituzionale non si può più modificare perché il regolamento non lo consente. La cosa strana è che il Presidente del Senato allora si chiamava Giovanni Spadolini e il Presidente della Camera si chiamava Giorgio Napolitano. Probabilmente si sono dimenticati, uno è morto, ha ragione di dimenticarsene, ma l'altro, che è un altro che ha detto che le riforme devono andare avanti, si è dimenticato cosa ha fatto lui nel 1993, quando era Presidente della Camera, e su un articolo importante, l'articolo 68, quello di autorizzazione a procedere, cioè una di quelle norme non secondarie del nostro ordinamento. Ecco, questa è la difficoltà che noi abbiamo adesso e soprattutto una difficoltà di riuscire a spiegare l'importanza, perché c'è anche qui a sinistra, ho sentito nei dibattiti l'argomentazione, ma alla gente interessa arrivare alla fine del mese. Questa è la cosa più importante, e anzi queste riforme elettorali e costituzionali sono una manovra di Renzi affinché non si parli dei veri problemi, che sono questi problemi della condizione economica. Ecco, nessun ragionamento è più falso di questo, perché se noi non possiamo scegliere chi ci governerà, come possiamo pretendere di mandare qualcuno che possa risolvere i problemi di arrivare alla fine del mese? Ecco, questa è la questione principale. Ed è quello che ci aspetta nei prossimi, perciò ogni iniziativa per creare un fronte ampio è sicuramente un'iniziativa ben prevista. E appunto, quello che volevo dire all'inizio lo dico alla fine. Io queste cose, perché pure sono presentate, non le faccio perché sono un giurista incazzato. Io le ho fatte e continuo a farle perché sono un avvocato socialista, di quelli che sono convinti che libertà, democrazia e socialismo sono tra loro indissolubilmente legati, ed è per questo che queste battaglie vanno